Noi voteremo questo ordine del giorno così come è scritto, perché è una rappresentazione, indipendentemente poi da alcune cose che si possono trovare o non trovare, una necessità che come amministrazione comunale, come società che si esprime attraverso gli enti locali, bisogna essere vicini alle persone che adesso sono in una crisi economica. Sentivo prima il consigliere Del Santo, il quale diceva, e io sono d'accordo con lui, che già 7-8 anni fa si poteva già rendersi conto di dove questa realtà andava a parare. Allora io penso che purtroppo nella nostra realtà territoriale, non solo comunale ma anche più estesa, ci possono anche essere in prospettiva delle altre attività che possono andare in crisi. E magari se facessimo horizon scanning, cioè un esame di quello che è l'orizzonte della nostra realtà, potremmo anche intravedere dove ci saranno settori di particolare crisi, ma anche dovremmo anche essere bravi, non da soli, ma con le categorie datoriali, con gli imprenditori e con i lavoratori, di fare dei percorsi di formazione e riqualificazione che ci consentono poi di essere pronti anche per affrontare alcune difficoltà su alcuni campi che devono essere fatti. Allora, se potessimo fare qualcosa, io chiederei al sindaco e alla giunta, fra le cose che possono fare è di individuare magari dei settori sui quali si possono fare degli interventi formativi per creare per noi la cultura del futuro, oppure vedere il futuro secondo una cultura che evolve. Per questo siamo comunque favorevoli all'adozione di questo ordine del giorno e sicuramente vicini a quelli che hanno il loro lavoro in discussione, e noi sappiamo che è avere il lavoro qualcosa che garantisce la dignità e i diritti. Per questo essere dalla parte di chi crea e salvaguarda il lavoro significa essere dalla parte giusta. Per questo voteremo questo ordine del giorno.